mettiamo in pratica quello che abbiamo visto prima, quindi con la selezione della tabella, allo scopo di poter facilmente personalizzare i bordi della stessa. Prima di iniziare a spiegarvi questa zona della scheda progettazione, ovviamente strumenti tabella, vi ricordo che per vedere queste due schede dovete aver selezionato la tabella, cioè almeno dovete lampeggiare in una cella. Prima di vedere questa parte, vi dicevo, vi mostro velocemente gli stili tabella che sono facilissimi da usare. In pratica basta posizionarsi anche senza cliccare su uno di questi per vedere, qui poi scendendo ci sono gli altri, per vedere la tabella che cambia aspetto adeguandosi agli stili. Ecco, vedete? E quindi in pratica facilmente si può scegliere un tipo di formattazione diverso da quello classico per la tabella stessa. A me sinceramente non piacciono tanto queste cose così predefinite, preferisco sempre personalizzare i bordi della tabella a piacere mio con dei colori che dico io, però ecco, per qualcuno che non vuol perdere tempo, magari possono essere già utili queste formattazioni, va bene? Poi probabilmente è sempre meglio aver già prima scritto il contenuto delle celle nella tabella, prima appunto di mettersi a fare questa cosa. Allora, adesso in realtà non uso nessuno di questi e vado a personalizzare il tutto. Innanzitutto ho necessità di selezionare l'intera tabella. Per farlo vado a cliccare questa croce in alto a sinistra, che abbiamo visto nel tutorial precedente, cliccando la quale ottengo la selezione in azzurro della tabella per intero. Poi devo dare questi comandi per scegliere il tipo di bordo che voglio usare. C'è innanzitutto questo primo comando che si chiama stile penna. Cliccando il triangolino io scelgo il tipo di bordo che voglio usare e ne prendo uno di questi che sono, diciamo, parecchio doppi, va bene? Sotto, a dire la verità, lo spessore si può personalizzare e quindi farlo o più spesso o meno spesso di quanto sia quello predefinito. Lo facciamo un po' più leggero. In più, da colore penna, posso anche decidere il colore che deve avere questo bordo e ci mettiamo, eccolo qua, un bel azzurro. Ecco qui. Quindi ho scelto nell'ordine, molto importante l'ordine dei comandi perché altrimenti rischiate di non trovarvi, da sopra prima il tipo di bordo, quindi lo spessore e poi il colore. Adesso devo solo decidere, avendo già preselezionato l'intera tabella, devo solo decidere in che punto della tabella voglio applicarlo questo bordo. Per farlo vado a cliccare questo triangolino dove dice bordi e scelgo ad esempio bordi esterni. Cliccando bordi esterni, poi tolgo un attimo la selezione per mostrarvi ciò che è accaduto, ho ottenuto una cornice azzurra e spessa intorno alla tabella. Il bordo interno è rimasto invece nero e sottile. Riseleziono l'intera tabella per cambiare anche il bordo interno e ripeto gli stessi comandi nello stesso ordine. Triangolino, mi scelgo un bordo tratteggiato, facciamo questo. Leggermente più spesso di quanto non sia quello originale, facciamolo ad un punto. Quindi come colore scelgo sia sì un colore scuro, ma sempre sul blu. Poi vengo di nuovo al tasto dei bordi e tra tutte queste possibilità posso scegliere bordi interni, in maniera tale che solo i bordi interni diventino blu e tratteggiati. Vedete quindi come con molta semplicità sto personalizzando la tabella. Vado poi a selezionare, qui mettendomi fuori dalla tabella, quindi non sul bordo, ma fuori dalla tabella esce questa freccia bianca che indica verso destra, in corrispondenza della prima riga, faccio un clic e mi si seleziona l'intera prima riga, per la quale voglio dare una maggiore evidenza e quindi che faccio? Vado di nuovo a scegliere il bordo e mi prendo di nuovo quello azzurro che avevo utilizzato per la cornice esterna della tabella. Word si ricorda le impostazioni che avevo scelto sia come spessore che come colore per questo stile di bordo, quindi quando lo clicco non è necessario andare ad agire sugli altri comandi perché Word li ha memorizzati già da prima. Quindi adesso non devo fare altro che cliccare il tasto bordi e decidere dove applicarlo. Io voglio in pratica che venga applicato qui su questa linea di sotto, quindi in pratica al bordo inferiore. Chiaramente, siccome ho selezionato solo la prima riga, ci si riferisce al bordo inferiore non della tabella, bensì solo della prima riga. Quindi cliccando bordo inferiore e poi togliendo la selezione, noto come appunto la prima riga ha un bordo spesso come l'intera tabella. Questo mi permette, per esempio, nel momento in cui poi andrò a scrivere le intestazioni della tabella, per muovermi da una casella all'altra, premo il tab sulla tastiera. Il tab è il tasto con le due frecce che si incrociano, quello subito al di sopra del lucchetto, no? A sinistra della vostra tastiera. Poi, sempre selezionando l'intera riga, vado
vado alla scheda home dove scelgo il grassetto ed un carattere più grande e anche la centratura. Quindi vedete come le celle qui della prima riga sono maggiormente in evidenza, non solo grazie al carattere più grande, ma anche grazie a quella cornice azzurra più spessa rispetto al resto della tabella. Poi potrei tornare sulla scheda progettazione, dove appunto posso agire sui comandi della tabella, e selezionando sempre la prima riga, utilizzando questo comando sfondo, riconoscibile dal secchiello della vernice, posso anche dare una colorazione di sfondo alle celle solo della prima riga, sempre per una questione di mettere in evidenza. C'è, a dire la verità, un altro modo per fare tutte queste cose che abbiamo appena visto, ve lo dimostro in un'altra tabella che creo magari sotto a questa. Quindi mi metto qui, prima del paragrafo, all'inizio del paragrafo, do un invio per creare un paragrafo vuoto e mi posiziono in questo paragrafo vuoto creato. Qui dentro quindi vado a creare un'altra tabella, sempre da inserisci, clicco tabella, la faccio identica alla precedente, quindi 3 colonne e 6 righe. Cliccando la tabella viene un po' più ampia, probabilmente a causa della formattazione di paragrafo, cioè qui c'era una spaziatura di paragrafo al paragrafo dove ho dato l'invio per creare quello vuoto, e quindi la dovrei rimuovere. Molto semplicemente seleziono l'intera tabella, vado su home e qui dal comando dell'interlinea gli dico rimuovi spazio dopo il paragrafo, e quindi vedete come facilmente risolvo il problema che può capitare anche a voi di avere quelle celle così larghe che magari non si capisce bene da dove provengano. Altre volte può capitare lo stesso problema per aver avuto magari una dimensione di carattere un po' eccessiva. Anche lì basta selezionare l'intera tabella, diminuire il carattere e tutto torna normale. Allora la tabella è stata inserita, è esattamente identica alla precedente, cerchiamo di farla uguale anche nei bordi, però con un sistema differente. Ho già cliccato qui la croce, quindi la tabella è già interamente selezionata. Vado sulla scheda progettazione, che si riferisce agli strumenti tabella, e dal tasto bordi posso scegliere questo comando, bordi e sfondo, che a dir la verità è un comando accessibile anche con il clic destro all'interno della tabella e poi qui su bordi e sfondo, ve lo faccio vedere meglio, destro, bordi e sfondo, quindi si può accedere a questo comando anche senza andare nella scheda progettazione. Quando clicco bordi e sfondo mi esce questa finestra, dalla quale in maniera un po' più organizzata posso fare le stesse cose che prima avevo fatto dalla scheda progettazione. Allora proviamo a ritrovare le stesse informazioni di prima, quindi scendo, scelgo, vedete c'è ancora memorizzato il bordo azzurro, però io ne scelgo uno diverso adesso, scelgo questo, automaticamente mi viene applicato dappertutto, sia come bordo esterno che come bordo interno. Ne cambio il colore, ecco, lo scegliamo, magari verde questo qui. Cambio lo spessore andandolo un po' a ridurre, poi però gli devo far capire che non lo voglio come bordo interno ma solo come bordo esterno. Allora questi 6 tastini, ognuno di questi si riferisce ad una linea. Se clicco questo mi eliminerà la linea verticale interna, eccola qua. Se clicco quest'altro, alla stessa maniera, mi eliminerà la linea orizzontale interna, mi rimane solo una cornice simile ad un quadro. Torno su e mi scelgo il bordo tratteggiato. Lo faccio di un altro colore, facciamolo rosso, lo faccio leggermente più spesso e riutilizzo gli stessi 2 tastini che prima mi erano serviti per togliere il bordo, questa volta per mettercelo. E quindi in questo caso, dando ok, ecco ottenuta la personalizzazione della mia tabella. Adesso vado a selezionare solo la prima riga, per la quale, sempre tasto destro, bordi e sfondo, voglio utilizzare questo stesso bordo verde come bordo inferiore, quindi devo usare questo tasto che si riferisce al bordo inferiore, una volta per togliere il bordo tratteggiato, una seconda volta per mettere quello verde. Prima di dare ok, probabilmente mi conviene andare già sulla linguetta sfondo, la quale mi consente di scegliere il colore di riempimento come avevo fatto prima, sempre riferito solo a ciò che ho selezionato, cioè nel nostro caso soltanto alla prima riga. E quindi, come vedete, bene o male le stesse cose le possiamo fare alternativamente o con l'uno o con l'altro comando, ovviamente questo in base a come ognuno di noi si trova meglio.